Buonasera a tutti, siete come al solito collegati con Roma 3 nella stanza del corso sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Andiamo avanti, siamo nella parte finale del corso, queste altri tre incontri. Oggi parliamo con Giovanna Melandri e Carlo Borgomeo, che tra poco il rettore vi presenterà, di impact economy, investimenti, diciamo, per l'impatto sociale. Che vagamente si riferisce agli obiettivi 16 e 17, ma di questo diremo tutto meglio. E io lascio subito la parola a Luca Petromarchi e ricordo agli studenti di incominciare appena possibile, appena hanno cose da chiedere, a chattare, e in modo che io mi conservo le domande e le pongo poi ai relatori. Luca, a te la parola. Bene, grazie. Sono qui soltanto per un saluto, molto più che per una presentazione, e sono qui per salutare i nostri due amici che partecipano alla lezione di oggi, Giovanna Melandri e Carlo Borgomeo. Ora, una presentazione velocissima, è solo per dire quante cose sia Giovanna Melandri. Molti di voi lo sanno, altri forse un poco meno. E allora Giovanna è una lunga lista, Giovanna è una lunga e felice lista. Anzitutto adesso, oggi e per quel che ci interessa nello specifico, visto che stiamo dedicando questa lezione soprattutto al goal numero 17, pace, giustizia, istituzioni e partnership, soprattutto partnership, bene, Giovanna Melandri è presidente della Fondazione Human Foundation, che è qualcosa che ci interessa molto da vicino, attinentissima a, come dire, all'economia generale dell'Agenda 2030, ovvero è una fondazione la cui missione, una delle tante missioni, è quella proprio di misurare l'impatto sociale delle politiche economiche innovative. Dunque, questa è la missione e lo scopo di Human, che ormai ha una irradiazione internazionale formidabile, che è stata fondata da Giovanna Melandri e che si sta sviluppando proprio con le sue gambe. Ne vediamo mille applicazioni, ne vediamo anche mille risorgenze. La domanda, come dire, quello che ci ha fatto per invitare Giovanna Melandri in questo alto consesso è quella che gli scopi, tutti questi 18, questi i goal dell'Agenda 2030 sono, e l'abbiamo visto in tutte queste lezioni, rappresentano delle sfide straordinarie, delle sfide per l'umanità, dei progetti formidabili. Con quali finanze, con quali risorse questi progetti possono vivere e svilupparsi? Sono progetti straordinariamente ambiziosi quanto costosi. Dunque, questo crea un problema e questi problemi hanno, come dire, delle sentinelle sulle nostre estreme frontiere tra proprio la missione dell'Agenda 2030 e le necessità concrete della loro realizzazione in persone come appunto Giovanna Melandri e Carlo Borgomeo. Giovanna Melandri, tra l'altro, vuol dire, è strettamente legata, diciamo, a quello che è la platea universitaria, è stata ministro dei beni culturali dal 98 al 2001 e poi di nuovo dal 2006-2008 come ministro delle politiche giovanili. Dunque è, come dire, legatissima a quello che è un contesto universitario. Oggi tutti la conoscono come presidente del più bel museo di arte contemporanea e moderna di Roma, che è il Maxxi, ormai da 10 giorni, da 10 anni, credo, più o meno. E dunque tante ragioni che giustificano la sua presenza qui tra noi, e noi di questo la ringraziamo. E poi l'ultima cosa, che è Giovanna, è una carissima amica, amica di Roma 3, e mia personale, non sono fierissimo di queste cose. Quanto a Carlo Borgomeo, veramente è un onore accogliere Carlo Borgomeo con noi in questa prospettiva come presidente della Fondazione Con il Sud, una delle fondazioni più benemerite per le attività di vario genere come dire, che interessano il nostro meridione e fungono da stimolo per delle realtà spesso difficili. È un grandissimo esperto del terzo settore, ma soprattutto, come dire, nella storia italiana è rimasto soprattutto, dico,
come padre della legge per l'imprenditoria giovanile del Sud. Quando uscì questa legge fu veramente epocale e credo che ancora l'onda lunga di quella legge, ma soprattutto dello spirito che l'ha animata, sia ancora del tutto percettibile. Dunque, questo è un altro motivo proprio di ringraziare Carlo Borgomeo della sua presenza qui con noi, proprio per quel che riguarda il tema della partnership, che è quello che di cui trattiamo oggi parlando del Goal 17. Tante ragioni veramente per dirvi grazie della vostra partecipazione a questa bella iniziativa di Roma 3 coordinata da Fabrizio De Filippis. Prendo io la parola, grazie Luca, ma solo per girarla immediatamente al nostro primo relatore, Giovanna Melandri. Bene, grazie. Allora, intanto veramente fuori da ogni formalità voglio ringraziare io il rettore Luca Pietromarchi e il professor De Filippis per avermi invitato a questa lunga maratona dedicata all'agenda per lo sviluppo sostenibile. Io ho accettato con grande gioia e felicità perché ho trovato proprio anche la struttura di questo corso estremamente interessante. Quindi sono io che ringrazio voi dell'opportunità e voglio salutare qui i ragazzi e le ragazze che sono in ascolto. Mi dispiace moltissimo non poter svolgere questa conversazione con voi in presenza. Chissà, magari l'anno prossimo, speriamo. Allora, il compito che mi è stato affidato è molto preciso e generale allo stesso tempo. Partiamo così, idealmente, so che avete già scandagliato gli altri obiettivi via via nella struttura del corso. Oggi in realtà stiamo arrivando un po' in conclusione di questo percorso a dire qualcosa sugli obiettivi 16 e 17, che vado a leggervi molto brevemente perché in realtà quello che io vorrei fare con voi, e ringrazio anche moltissimo Carlo Borgomeo per essere, diciamo così, sparring partner di questa conversazione. Ci troviamo tante volte insieme con il dottor Borgomeo, il presidente Borgomeo, a discutere di questi temi e quindi sarà un grande piacere anche per me condividere riflessioni con lui. In realtà io quello che vorrò fare, lo dico subito, lo anticipo, più che entrare proprio nel dettaglio dei singoli obiettivi, dell'obiettivo 16, pace, giustizia, istituzioni solide e dell'obiettivo 17, partnership per gli obiettivi. Vorrei però che diciamo, il cui sottotitolo è l'obiettivo di rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, che capite bene, significa di fatto tutto e niente, ma tutto, nel senso come concretamente portiamo a terra gli obiettivi che sono presenti, diciamo così, e che furono indicati, individuati nel 2015 con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi lo sforzo che io vorrei fare con voi, tra l'altro in premessa voglio dire che avevo anche preparato delle slide, però ho deciso di non utilizzarle, ma le lascio ovviamente all'università e quindi potrete consultarle eventualmente secondo momento anche per avere i testi utili. Quello che io vorrei fare è parlarvi della dimensione economica della rivoluzione di paradigma della finanza e dell'economia che è condizione, precondizione o condizione sine qua non per poter attuare moltissimi dei 17 obiettivi che avete studiato, che state studiando e scandagliando. E quindi la prima cosa che vorrei dire in premessa di questa conversazione è che vi voglio dire il punto da cui parlo, no? Credo che sia sempre una buona
premessa, dirvi da dove vi sto parlando. Io vi sto parlando da un'esperienza che ringrazio ancora il rettore Pietro Marchi ha ricordato poc'anzi, ed è l'esperienza di diciamo così, una militanza, la voglio definire così, dentro un grande movimento che è un movimento internazionale e nazionale che mira a rafforzare e a strutturare molto pragmaticamente gli strumenti della impact economy e gli strumenti dell'impact investment. Allora, due minuti per raccontarvi come è strutturato questo movimento, quali sono i soggetti e anche da dove io vi sto parlando. Nel 2013, quindi pochi anni dopo la crisi finanziaria e quindi prima, questo forse va sottolineato, prima della definizione degli SDGs, che come sapete sono stati individuati nel 2015, nel 2013, sull'onda lunga della crisi finanziaria scoppiata con la vicenda dei subprimes americani nel 2008, il club, fatemelo dire così con tra qualche virgolette, dei 7 paesi più industrializzati del mondo, il G7 che era G8 un tempo e poi la Russia uscì da quel club e rimasero 7 paesi, istituì sotto la presidenza di Cameron, presidenza inglese del G7, una task force. Questa task force si chiamava Social Impact Investment Task Force. Io avevo, non voglio raccontarvi la mia storia, ma voglio darvi qualche cenno, diciamo così, dell'evoluzione istituzionale internazionale su questi temi. E questa task force aveva come obiettivo quello di produrre il primo rapporto internazionale sugli investimenti e l'impatto sociale. Io fui delegata dal governo italiano, allora presieduto dal Premier Monti, a rappresentare insieme ad altri due accademici l'Italia in quella task force, in quanto avevo fondato 3 anni prima una fondazione che è stata richiamata dal rettore Human Foundation, che aveva proprio come obiettivo e che ha tuttora come obiettivo quello di spingere, di promuovere l'ecosistema degli investimenti ad impatto. Ok, adesso mi devo fermare e darvi la definizione dell'impact investment. Che cos'è? Che cosa sono gli investimenti ad impatto? E quando uso la parola impatto, anche qui lo voglio dire in maniera molto semplice, implicitamente dentro la parola impatto c'è l'impatto sociale e l'impatto ambientale, quindi diciamo così la linea di generatività sociale / ambientale, potremmo anche dire di genere, di parità territoriale, ma insomma dentro la parola sociale troviamo tutto, di un dato investimento. Quindi io non so quanti dei 100 e rotti partecipanti di questo seminario, di questo incontro vengano da discipline economiche. Io sono laureata in economia, tra l'altro ve lo dico perché ne vado molto fiera, ho avuto un grande maestro, un grande professore che ancora oggi è vivo dentro questa mia militanza, che era il professor Federico Caffè, forse molti di voi lo conoscono per i suoi studi di macroeconomia. Dicevo, non so quanti di voi venite da questo tipo di studio, ma insomma di solito quando si fa l'esame di microeconomia o di economia aziendale, una delle prime cose che impari è che qualunque investimento, diciamo così, è regolato da due fattori, è l'equilibrio tra il rischio insito in un investimento e il rendimento. Diciamo che nell'impact economy e nell'impact investing i fattori sono tre. Potremmo dire che sono gli investimenti 3D, c'è la dimensione dell'impatto che è sostanziale, strutturale alle scelte di investimento. Questo vuol dire che qualunque investitore
che decide di mettere un euro, un dollaro in un investimento deve guardare qual è il rischio, qual è il rendimento e qual è l'impatto che genera sociale, ambientale, eccetera. Questa è la definizione di impact investment. Possiamo anche dire che adesso qui ve la voglio dire in maniera proprio, come dire, formale. L'impact investment si distingue. Da cosa si distingue un investimento ad impatto da un investimento, diciamo, tradizionale? Perché ogni investimento genera un impatto nella creazione di lavoro, genera un impatto, e di nuovo torniamo agli insegnamenti del professor Caffè, genera un impatto nella produzione di esternalità positive o negative, ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di investimenti che hanno una intenzionalità dell'investitore nel generare impatti positivi, sociali ed ambientali, impatti misurabili, e qui c'è una parola chiave della riflessione che voglio fare con voi oggi, impatti addizionali, cioè quando l'investimento realizza cambiamenti nella dimensione sociale e nella dimensione ambientale che altrimenti non sarebbero occorsi, addizionali e quindi intenzionali, impatti che devono essere valutabili e quindi infrastruttura intangibile ma decisiva del paradigma dell'impact investment e dell'impact economy è la possibilità di avere processi chiari, trasparenti di misurazione. Tornerò su questo punto perché qui si apre una grande sfida filosofica, intellettuale, politica, economica, io credo del nostro tempo. Naturalmente sono investimenti con un'aspettativa di un rendimento finanziario, quantomeno, quantomeno di ritorno del capitale. Lo dico perché il confine tra il paradigma dell'impact investment e, diciamo così, il mondo del non profit, del terzo settore non profit, è un confine labile, è un confine, diciamo così, in cui i confini si appunto sovrappongono, ma sicuramente quello che voglio dire è che c'è, come dire, una linea di evoluzione, anche qui vi voglio trovare, come dire, c'è una diversificazione delle forme di impact investment che vanno da investimenti puramente sociali, e quindi siamo nel mondo del terzo settore, dell'impresa sociale, del non profit, andando lungo, diciamo, la freccia verso investimenti in cui è previsto un ritorno del capitale, fino a investimenti, come dire, profit oriented, ma con una missione molto precisa, intenzionale, addizionale e misurabile, come ho detto prima, di generare insieme a rendimenti anche impatti. Spero di essere stata chiara. Io ho una slide molto chiara su questo che poi sarà, diciamo, distribuita. Quindi, quando parliamo di impact investment, stiamo parlando di investimenti di organizzazioni il cui goal, il cui obiettivo, la cui intenzionalità prevalente è di realizzare obiettivi sociali e ambientali anche generando un rendimento economico. Ora, perché tutto questo discorso? Scusate, ancora una cosa dico sul punto da cui vi parlo e poi entro nel tema. Quindi vi dicevo, nel 2013 ci fu questa task force del G7. Questa task force del G7 lavorò per 2 anni e produsse un rapporto internazionale, il cui titolo era anche molto evocativo, lo ricordo in inglese, immagino che molti di voi lo parlino, e il titolo era The Invisible Heart of Markets, la sfida dell'impact investment come la sfida di un paradigma che supera la logica della mano invisibile dei mercati,
e orienta la generazione di valore verso l'idea che esiste un cuore invisibile. Che cos'è il cuore invisibile dei mercati? È la generatività, cioè le scelte in economia e negli investimenti finalizzati alla realizzazione di una catena del valore generativa. Torno un attimo al posto da cui vi parlo per dire che, finita l'esperienza della task force, si è creata nel mondo, vi dicevo erano 7 i paesi che hanno partecipato alla task force del G7, si è creata nel mondo, concluso il lavoro della task force, un movimento che nasce, che gemma da quella esperienza multilaterale, e questo movimento si chiama GSG, Global Steering Group for Impact Investment. Potete trovare naturalmente tutto sui siti, è un'organizzazione internazionale, e la missione del Global Steering Group for Impact Investment è quella di affermare l'impact investment in tutti i mercati del mondo per migliorare la vita delle persone e del pianeta. Io ho il grandissimo onore, privilegio di essere membro del board esecutivo del GSG, questa struttura, questo movimento è stato creato nel 2015, esattamente mentre le Nazioni Unite discutevano i Global Development Goals di cui stiamo parlando. Attualmente, anche qui ho una slide che vi lascerò, il GSG coinvolge 33 paesi, quindi ci sono dei nodi di questo movimento mondiale in 33 paesi, riunisce leader dell'impatto del mondo della filantropia, dell'impresa sociale, della finanza, e in Italia, e così arriviamo a dire due parole sull'Italia, e in Italia il nodo italiano di questa rete si chiama Social Impact Agenda per l'Italia, potete seguirci anche sui social, su Twitter, su Instagram, eccetera, eccetera, e quindi c'è la missione italiana, tra l'altro il professor Borgomeo fa parte anch'egli del gruppo dirigente di Social Impact Agenda per l'Italia, è un'organizzazione aperta, inclusiva, che si propone di aggregare in Italia tutte, oggi si dice, gli stakeholders interessati a sviluppare l'impact investment in Italia, quindi investire per l'impatto e non solo per il profitto. In Italia c'è un ecosistema composito, formato da soggetti che vanno dalle organizzazioni del terzo settore, alla finanza d'impresa, al sistema delle fondazioni di origine bancarie, insomma c'è un ecosistema che sta provando a portare il paradigma della impact economy in Italia. Naturalmente, e così dico anche una parola su UMAN, la fondazione da cui è partito tutta questa esperienza, naturalmente, come vi dicevo prima, c'è un'infrastruttura intangibile ma necessaria per far sviluppare l'economia d'impatto, che è la valutazione dell'impatto degli investimenti, ok? E quindi c'è una grande discussione e anche sperimentazione nell'utilizzo di metriche e di metodiche per la valutazione d'impatto. E UMAN fa questo in Italia, fa questo per chiunque, dalla piccola cooperativa sociale al grande fondo di investimento infrastrutturale che voglia capire qual è l'impatto sociale dei suoi investimenti. Allora, detto questo e dettovi da dove vi sto parlando, adesso vorrei provare a fare una riflessione, globale con voi. Allora, voi sapete, non so se questa cosa è già venuta fuori nel corso delle lezioni sui vari obiettivi, che quando le Nazioni Unite deliberarono i 17 obiettivi, fu individuato anche un valore annuale degli investimenti necessari per realizzare quegli obiettivi.
e il valore annuale era di 2,5 trilioni di dollari all'anno, ok? Di investimenti mondiali necessari per realizzare i 17 Global Development Goals. Allora, ovviamente questa cifra può sembrare molto, però io vorrei portare la vostra attenzione adesso a tre numeri che utilizzo molto spesso per fare, come dire, capire come il mercato finanziario e diciamo le masse finanziarie investite nel mondo oggi sono collocate. Allora, il dato macro, che naturalmente non mi prendete proprio alla lettera, anzi al numero, perché ovviamente cambia giorno per giorno, ma insomma le masse finanziarie investite nel mondo sono oggi attorno ai 120-130 trillion dollars. Di queste, circa, vi ripeto, non mi prendete al decimale, circa 40 trillion dollars sono investimenti e canalizzazioni di masse finanziarie che si autodefiniscono ESG. Ora io qui devo fermarmi un attimo, anche perché non è detto che tutte voi sappiate esattamente cosa sono gli investimenti ESG. Gli ESG sono un criterio, E sta per environment, S sta per social e G sta per governance. Sono investimenti che sono orientati a non fare danni, diciamo così, non generare esternalità negative rispetto all'ambiente, environment, rispetto all'impatto sociale, l'S, e rispetto ai modelli di governance di un'organizzazione. Vi sottolineo che su tutte le masse finanziarie investite nel mondo, oggi 40 trillion dollars si autodefiniscono ESG. Io dico sempre, quando vedo questa cifra, che comunque è molto importante, è quasi un terzo delle masse finanziarie investite nel mondo, che se veramente l'ESG fosse davvero, diciamo, generatrice di valori ambientali, sociali e nella governance, forse non avremmo tanti dei problemi che invece sono tuttora presenti. Questo perché? Perché non sempre i fondi che si autodefiniscono ESG lo sono davvero. E questo è un grande primo problema. Nel momento in cui spingiamo per un ecosistema d'impatto, spingiamo per una finanza ad impatto, ma non tutti quelli che dichiarano, questo è il fenomeno del washing, diciamo così, che si autodichiarano ESG, lo sono davvero. Poi c'è un terzo numero, quindi abbiamo detto 130, 120, 130 trillion dollars masse finanziarie investite nel mondo, 40 circa masse finanziarie investite secondo ESG compliance, quindi un'autodefinizione di ESG, poi investimenti ad impatto, che come vi dicevo prima non sono non faccio danni, non produco esternalità positive e negative con il mio investimento, ma sono investimenti che intenzionalmente vogliono dare soluzione a problemi sociali e ambientali, intenzionalmente, addizionalmente e con la possibilità di essere valutati. Bene, il numero di questo tipo di investimento, il dato quantitativo, è di circa, oggi siamo vicini ai 1.000 miliardi, non trilioni, miliardi di dollari. Pensate che quando io ho cominciato con Human circa 10 anni fa a occuparmi di questo settore, si parlava di 40-50 miliardi di dollari, quindi una vera goccia nell'oceano. Questa goccia sta crescendo molto e anche, diciamo così, con un delta di crescita importante. È una buona notizia perché, come vi dicevo prima, secondo le Nazioni Unite c'è bisogno di 2,5 trilioni
di dollari investiti annualmente di risorse pubbliche e private per realizzare gli obiettivi dei Global Development Goals. Perché c'è bisogno di questa svolta? Guardate, questa è una svolta di paradigma. Io dico sempre, questa è la exit strategy unica e possibile di un capitalismo finanziario, turbo finanziario e speculativo, che ha generato troppa disuguaglianza, distruzione dell'ambiente e squilibri. Quindi diciamo così che, adesso di nuovo non è il tema di questa conversazione, si potrebbe parlare molto meglio, molto più approfonditamente delle dinamiche della globalizzazione, delle dinamiche della finanziarizzazione dell'economia. In realtà dietro il paradigma della impact economy c'è una scelta di campo, cioè l'economia va riportata alla dimensione reale della crescita, gli squilibri sociali e ambientali che ha generato devono essere corretti, bisogna superare i fallimenti del mercato, vi ricordate la mano invisibile, il fallimento del mercato, e quindi c'è tutto un ruolo molto importante che ora non riesco a approfondire, magari se volete nella conversazione, un ruolo del decisore pubblico e anche della finanza pubblica, perché per ora io ho parlato, diciamo così, del settore privato, ma è chiaro che la leva per attivare, per spingere il mondo della finanza ESG verso l'impact, cioè verso una finanza che davvero genera impatti positivi, sociali ed ambientali, c'è anche un ruolo del governo, dei decisori pubblici, degli indirizzi e anche dell'utilizzo delle risorse pubbliche. La sfida della impact economy è la sfida di fornire capitale a persone e iniziative che oggi sono escluse dal mercato per promuovere cambiamenti ambientali e sociali, l'ho già detto, positivi, per promuovere, e forse su questo nei tre minuti che mi sono rimasti voglio dire ancora qualche parola, per promuovere partenariati pubblico-privati. Il movimento dell'impact investment che si riconosce nel GSG che vi dicevo prima sta promuovendo nel mondo la costruzione di partenariati pubblico-privati che però abbiano un cemento, che non sia semplicemente affidare al privato ciò che il pubblico non può, non sa fare, ma sia di quello di ingegnerizzare processi tra il pubblico e il privato che siano costruiti sugli obiettivi sociali e ambientali che si vuole commissionare. E qui ci sono due paroline magiche che vorrei condividere con voi. La prima è di cui forse avrete sentito parlare, perché mentre l'Italia e l'Europa è alle prese con il post pandemia e con il grande piano per gli investimenti, il PNRR, abbiamo visto che l'Europa, con una visione saggia e lungimirante, ha introdotto nel PNRR, la logica che in inglese si definisce pay by result, cioè spesa pubblica, tanto più se sono risorse a debito, il famoso debito buono definito anche dal Presidente del Consiglio Draghi, è quel debito che ci consente di avere risorse pubbliche che generano sviluppo, crescita, occupazione e allo stesso tempo risultati, obiettivi sociali ed ambientali addizionali e misurabili. Ecco, vedete come il tema della finanza privata che va nella direzione dell'impact finance e dell'impact investment e di una finanza pubblica usata come leva per generare
questo mercato, per generare questa classe di investimenti necessari a realizzare gli obiettivi dei Global Development Goals, si tengono. Voglio concludere su questo perché la sfida di questo paradigma sociale, economico, che è l'impact economy, è una sfida che riguarda tutti, riguarda il privato, la finanza, riguarda il governo, il regolatore, l'utilizzo di risorse pubbliche che possano essere utilizzate per commissionare obiettivi sociali, ambientali, di parità di genere, territoriale, parità generazionale, tanti temi che avrete scandagliato guardando gli obiettivi del millennio. Quello che mi premeva così trasferirvi in questa breve presentazione è che tutti gli obiettivi del millennio hanno bisogno, se non vogliamo drammaticamente entrare nell'epoca della retorica della disponibilità, della retorica della sostenibilità, tutti gli obiettivi hanno bisogno di essere portati a terra con strumenti economici, finanziari, di regolazione dei mercati e di scelta di fondo. Io credo che oggi stiamo assistendo con la grande sfida del Next Generation, del Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio, e anche guardando dall'altra parte dell'Atlantico i 6.000 miliardi di euro che la presidenza Biden ha messo in campo per strutturare e rafforzare il welfare e lo sviluppo degli Stati Uniti dopo la grande crisi pandemica, vediamo due diciamo strumenti che canalizzano risorse pubbliche imponenti verso obiettivi sociali ed ambientali che però devono associare risorse private, perché il rischio altrimenti è di vedere, diciamo così, di nuovo una finanza autoreferenziale, non voglio dire nemmeno speculativa, ma autoreferenziale mainstream, che non riorienta le sue scelte di allocazione di capitali verso i medesimi obiettivi a cui stanno invece orientando, parlo dell'Europa e parlo della presidenza Biden, molte risorse. Io mi fermerei qui, ho parlato 32 minuti, avevo detto che alla mezz'ora mi fermavo anche per dare un po' di tempo al confronto e alla conversazione, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie mille Giovanna, quindi incoraggio gli studenti a postare domande, ma nel frattempo do subito la parola a Carlo Borgomeo. Grazie, grazie molte anche da parte mia. Per me è un'occasione importante di confronto e di riflessione anche con gli studenti che vorranno fare delle domande. Il punto mio, appunto dal quale parto, come ha detto Giovanna parlando della sua esperienza e delle sue competenze che sono molto maggiori delle mie in materia, è quello di un'esperienza di sostegno a organizzazioni del terzo settore che presentano alla Fondazione con il Sud dei progetti che hanno a che vedere con diversi ambiti del cosiddetto sociale e che in qualche modo conosciamo. Noi abbiamo in rete 6.000 organizzazioni di terzo settore meridionale, ne conosciamo un po' le problematiche, le evoluzioni, i difetti, i pregi, e quindi nelle cose che dirò vedrete che sono condizionato dal mio punto di vista, positivamente condizionato da questa esperienza. Vorrei cominciare però, siccome la nostra vita è fatta di momenti esperienziali forti, vorrei raccontarvi un episodio che mi ha molto convinto uso una parola che ha usato Giovanna, che citerò molte volte, che ha usato Giovanna, la drammaticità del tema di cui parliamo. Voi sapete che una fondazione come la mia ha un patrimonio che deve investire. Di tanto in tanto sono invitato in meeting in cui fondi di investimento, fondi chiusi, propongono
agli investitori istituzionali con una fondazione di investire nel loro fondo. Presentano tutte delle slide, raccontano le magnificenze, i vantaggi competitivi del loro fondo. Una volta in uno di questi meeting un signore particolarmente, diciamo, bravo, professionale, che rappresentava un fondo francese che si occupava di infrastrutture, incominciò il suo intervento con queste parole: egregi signori, devo premettere che se non ci convinciamo tutti che bisogna abbassare il livello di diseguaglianze e le prospettive di distruzione del pianeta, tra un po' non avremo più niente da fare. Tutti noi andremo a casa. E questo era uno che, diciamo, doveva badare a raccogliere soldi per determinare ritorni importanti per gli investitori. Ecco, in quella mattinata io ebbi una specie di frustata e da allora mi sono convinto che non siamo di fronte, ecco, su questo vorrei insistere un attimino, non siamo di fronte a una moda, a una necessità di aggiustamento, di abbellimento di meccanismi solidi, come dire, strutturali, meccanismi dai quali non ci può scappare. Questa è un'impressione sbagliata. Se fate un piccolo passo indietro, per me che sono vecchio è più facile, io sono nato con una cultura dello sviluppo che era molto ben definita, per usare il termine di Giovanna, con un paradigma chiarissimo. Il sistema capitalistico che aveva vinto rispetto al sistema collettivistico aveva un piccolo difetto, era capace di accumulare ma determinava ineguaglianze, inevitabilmente. E la risposta a questo dramma è stato il welfare. Si è inventato lo Stato fiscale che, diciamo, dichiaratamente aveva l'obiettivo di riparare i danni, scuola, sanità, previdenza e quant'altro. Ora ci dobbiamo convincere, ed è difficile convincersi, almeno per quelli della mia generazione, ma anche per le generazioni successive, che questo non esiste più, questo meccanismo non regge più. E quindi quando si dice che bisogna cambiare paradigma, significa che bisogna smetterla di pensare che c'è uno sforzo collettivo per realizzare alti livelli di crescita che poi consentiranno di mettere mano alle diseguaglianze. Questo è proprio finito. E quindi incominciamo tutti a dire che invece di parlare di crescita parliamo di sviluppo, che non è un gioco di parole, è una conseguenza del mutamento di paradigma. Ora, sull'intervento di Giovanna, che è stato semplicemente perfetto perché ha spiegato le cose che bisognava sapere e ha inquadrato in modo molto corretto, io faccio una sottolineatura, un approfondimento se posso, e poi vi confesso quali sono i due punti sui quali secondo me bisogna ancora lavorare, riflettere e puntualizzare. La prima cosa che apprezzo molto nel ragionamento di Giovanna Melandri è un tema che mi sta molto a cuore, perché quando parliamo di sostenibilità inevitabilmente c'è il rischio che prevalga l'attenzione alla sostenibilità ambientale, il che, diciamo, ci sta, non è che voglio attenuare l'attenzione a questo tema, diciamo, basta uscire di casa e guardare il mondo che si circonda per capire che ci sono temi urgenti sul tema della sostenibilità ambientale, quindi questo va benissimo, però non bisogna fare l'errore di considerare questo più importante della sostenibilità sociale, e cioè della necessità di superare le diseguaglianze. Adesso non vorrei sbagliare citazioni, quindi non la faccio, ma insomma un po' di anni fa, diciamo 15-20 anni fa, c'era in qualche stanza di qualche università americana qualche studioso che teorizzava che le diseguaglianze erano utili per lo sviluppo, perché le diseguaglianze innestavano tensioni sociali, voglia di cambiare, eccetera, che producevano sforzi positivi per realizzare la crescita. Grazie a Dio questa sciocchezza è stata totalmente smentita dall'esperienza e grazie a Dio anche dagli studiosi, che i quali invece parlano ormai delle diseguaglianze come trappola per lo sviluppo. Cioè, e basta guardarsi in giro, dove ci sono diseguaglianze molte, molto acute, i processi di sviluppo si inceppano, è una trappola, non riescono a... Quindi benissimo il fatto che Giovanna ha sottolineato
contemporaneamente il valore della sostenibilità sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ambientale. La questione sulla quale invece volevo fare un approfondimento, su un tema che mi è molto caro, Giovanna l'ha detto molto bene, ha parlato di una evoluzione dal profit verso il non profit. Ecco, vorrei approfondirlo un attimo, perché effettivamente è così. Ci sono in atto due movimenti. Il profit che si interroga, si rende conto che così non va bene e quindi si lancia in una serie di iniziative, la principale delle quali ESG, cito ancora Giovanna, che non l'ha detto in questa sede, ma l'ha detto molto efficacemente in un'altra sede, ESG va da 0 a 100. C'è qualcuno che fa finta e qualcuno che fa sul serio. Come facevano finta prima, quando delle volte è stato utilizzato il tema della responsabilità sociale d'impresa per darsi in alcuni casi, non sempre, ma in alcuni casi una verniciata di buonismo, di attenzione al sociale, di preoccupazione, eccetera. C'è però questo percorso e io voglio fare una battuta che anche quando noi verificassimo che molte di queste iniziative sono, uso un termine un po' brutale, un po' strumentali, non sono per così dire sincere, non corrispondono a una convinzione profonda, attenzione, è importantissimo che ci sia, perché questo è un sintomo, è un sintomo. 15 anni fa a questi, dico a questi, scusate il linguaggio non accademico, non gliene poteva fregare di meno della sostenibilità, balle. L'ambiente per le imprese era un vincolo, era una rottura di scatole. Adesso se c'è questa tendenza, ancorché da perfezionare, da sviluppare, da rendere più sincera, più forte, bla bla bla, comunque non va sottovalutato che siamo di fronte a un sintomo importantissimo, che dà ragione all'analisi che si fa. Perché se l'analisi fosse sbagliata non registreremmo questo sintomo da parte del mondo profit. Quindi il mondo profit va in questa direzione, con 1000 esperimenti, con 1000 prove, qualche volta ci sono delle esperienze, degli episodi molto importanti, molto positivi, altre volte ci sono dei bla bla che vanno corretti e quant'altro. Dall'altro versante c'è un percorso altrettanto interessante, purtroppo meno forte, purtroppo meno consistente, e cioè che il mondo del non profit va verso una dimensione imprenditoriale, non profit, ma una dimensione imprenditoriale. E chi va verso una dimensione imprenditoriale deve fare due passaggi importanti. Deve saper far di conto un po' meglio di come il terzo settore è abituato a fare e deve porsi il tema finanziario. Mentre invece per molti operatori del terzo settore, che tutti amiamo, se gli vai a parlare di finanza, pensano che in quel momento ti sei venduto all'avversario. Dici, come la finanza io? No, no, non la finanza. Anche uno che fattura con una cooperativa sociale 300.000 euro all'anno, se non si pone un problema di dimensione finanziaria, ha sbagliato. Si deve porre il problema della dimensione finanziaria della sua attività. Quindi ci sono due diciamo percorsi in atto, e io personalmente, con una serie di esperienze che Giovanna conosce e che apprezza e alle quali dà una mano, stiamo su questa frontiera. Stiamo sperimentando un fondo che fa equity nelle imprese sociali, stiamo su questo versante di accompagnamento, di qualificazione del terzo settore verso questo obiettivo, perché il finale, come diceva giustamente Giovanna con una espressione molto azzeccata, il finale è che questi due mondi, i confini tra questi due mondi si sovrappongono. Per cui io incomincio a fare impresa perché cerco il profitto e non vengo considerato per questo un delinquente, ma nel momento in cui cerco il profitto mi faccio carico di una serie di questioni relative all'impatto che la mia iniziativa può avere, e io invece incomincio a fare impresa perché parto da un'altra esigenza, parto da un'esigenza di solidarietà, di riconoscimento di diritti negati, ma io pure mi pongo il problema di una dimensione economica, perché ritengo di non poter andare avanti sempre attraverso un meccanismo di donazioni, di filantropia e quant'altro. Questo naturalmente ha una serie di conseguenze importanti, perché la stessa filantropia a questo punto diventa un'altra cosa, diventa un sistema
che può incoraggiare e rafforzare processi di cambiamento. Ora, questi due processi che sono in atto, che sono speculari e che secondo me bisogna accompagnare evitando di fare dei cortocircuiti, per cui della volta io mi innervosisco quando qualche capo azienda privata mi spiega il sociale. Io dico, scusa, se permetti te lo spiego io, poi ci mettiamo d'accordo. Cioè i cortocircuiti bisogna governarli, bisogna evitarli. Sono due processi speculari che vanno verso un unico obiettivo e che bisogna accompagnare tenendo conto delle loro specificità. Ci sono però due questioni che possono accelerare e migliorare questi percorsi. La prima, l'ha ricordata ancora una volta Giovanna, è il sistema delle regole. Cioè, tutto questo mondo, tutte queste iniziative, tutte queste sperimentazioni devono trovare un sistema di regole un po' più attento all'esigenza di sviluppare queste esperienze. Scusate la ripetizione. Le regole sono piuttosto scarse. La regolazione di questi fenomeni è ancora debole. Chi parla di investimenti, chi parla di fondi di investimenti, si trova un apparato di regole, di criteri, di procedure che sono molto figlie di una cultura in cui il fondo di investimento ha una caratterizzazione fortemente speculativa. Vogliamo dire turbo speculativa? Ci sono molte cose delle quali si potrebbe parlare dell'exit degli investimenti, ci sono molti temi sui quali si potrebbe parlare. Un'altra questione importantissima che riguarda molto soggetti come me è quello che alcuni investitori dovrebbero incominciare a mediare tra l'esigenza di rendimento dei loro investimenti e quello che si chiamano investimenti mission related. Cioè, se viene da me un fondo che mi propone di investire i soldi e mi giura che non farà investimenti in aziende di fabbricazione di armi o in aziende di alcol o di tabacco o altre cose, vabbè, diciamo, questo è il minimo sindacale. Se viene uno che mi dice che fa un investimento che ha a che vedere con l'infrastrutturazione sociale, io, facendo il mio mestiere di investitore istituzionale, posso accontentarmi di rendimenti più bassi. Questo è un tema enorme, ma è un tema sul quale bisogna fortemente lavorare. Perché io non posso la mattina predicare l'impatto sociale e il pomeriggio mi chiudo in una stanza e scelgo gli investimenti da fare esclusivamente in base al rendimento che mi danno. Questa è una contraddizione. E siccome tra gli investitori istituzionali ce ne sono alcuni, come le fondazioni di origine bancaria, ma non solo le fondazioni di origine bancaria, tutte le fondazioni che hanno un patrimonio da investire, ripeto, non si può avere un abito al mattino e un abito diverso al pomeriggio. Questi sono i temi molto importanti. Due temi sui quali invece, diciamo, bisogna discutere, dibattere, io, diciamo, manifesto il fatto che su questi temi c'ho un po' di nebbia davanti, è il tema che è stato toccato della misurabilità, delle metriche. Ora, quando si parla di impatto sociale, bisogna evidentemente, diciamo, non ammettere la discussione, proprio non ammettere la discussione, dice, vabbè, tu non parli, non perdiamo tempo. Quelli che negano l'esigenza di verificare l'impatto delle iniziative. Ci stanno alcuni che negano, specialmente nei sociali, dice no, io faccio questa cosa, è una cosa che di bene, di giustizia, di fratellanza, e no, non misuro niente, io lo faccio e basta, so io che va bene. Questi, cioè, sono fuori dal dibattito, è una cosa, diciamo, vecchia, antica, che non va più bene. Invece il discrimine difficile, il tema difficile è capire come si può valutare quando non ci sono ancora disponibili sistemi metrici assodati. Questo è un tema enorme, Giovanna lo sa, è un tema di, diciamo, di grande dibattito. Cioè, se io faccio un intervento per accompagnare gli ex detenuti verso il lavoro, beh, lì la maturazione si può fare. Quanti erano 300 detenuti? Tu hai fatto questo lavoro. Se non hai mandato a lavorare almeno 100, hai sbagliato. Qui si può misurare. Ma se io faccio un intervento che ha a che vedere, facciamo finta, con la povertà educativa, che può essere misurata
sul numero di alunni che abbandonano e che poi rientrano, sull'abbandono, sulla dispersione, ma in alcuni casi hanno effetti sulla comunità che è difficile misurare con il metro. Allora qui qual è il tema grande? Il tema grande è evitare intanto il pericolo che qualche volta, ahimè, mi è capitato, che qualcuno mi ha detto, guarda che siccome questo intervento non si può misurare con la metodologia controfattuale, e cioè con i numeri esatti, non lo facciamo. Beh, questo mi pare un po' troppo. Mi pare un po' troppo. Dall'altra parte però è sbagliato non affrontare il tema di tentare il più possibile di misurare, fino a inventarsi meccanismi, metodologia, sperimentare, perché il tema c'è tutto. Cioè io me la potrei cavare con uno slogan che mi piace e che quando la discussione si fa dura utilizzo, però siccome qua non è una discussione dura, ma è una sede di riflessione, non lo utilizzo. Lo slogan qual è? Non tutto quello che non è misurabile non è valutabile. Io me la cavo così. Però capisco bene che questa affermazione va superata, va arricchita, va studiato, va sperimentato. Perché noi dobbiamo arrivare a un sistema in cui, anche se non c'è la metrica precisa, però ci sono dei criteri di valutazione oggettivi che mi consentono di dire questa operazione è andata a buon fine o non è andata a buon fine. Questo si riferisce soprattutto, come potete capire, ai progetti che hanno a che vedere con interventi di tipo sociale, mentre per gli interventi che hanno a che vedere con gli investimenti di impresa la misurabilità ci sta tutta, ovviamente. L'altro tema sul quale dobbiamo molto lavorare è quello che ha richiamato la Melandri alla fine del suo intervento, e cioè quello dei partenariati tra pubblico e privato. Perché? Qui ci sono molte sfaccettature del problema. Una sfaccettatura è quella che abbiamo richiamato, delle regole del gioco. Un'altra sfaccettatura è che il pubblico potrebbe rendere più conveniente l'investimento a minor rendimento con una serie di iniziative. Cioè se io, quando dico pubblico, dico Stato, amministrazione, io posso avere interesse che ci siano molti investimenti in un settore nel quale si sa che il rendimento, il ritorno dell'investimento è basso. Diciamo, potrebbe essere insufficiente ad attrarre investitori. Beh, non c'è niente di male se io faccio un effetto leva e ci aggiungo delle facilitazioni che rendono più conveniente l'investimento. Questo è un tema. L'altro tema è quello che per adesso, almeno questa è la mia esperienza, il pubblico, a me non piace dire pubblico perché io penso che una delle conquiste che dovremmo fare è capire che c'è il privato, lo Stato e c'è anche una dimensione pubblica, non necessariamente statuale. Io per esempio penso che faccio un mestiere pubblico, il mestiere di una fondazione che sostiene progetti sociali è un mestiere pubblico, non è un mestiere privato. C'ho procedure private, ma è un mestiere pubblico. Ecco, io penso che bisognerebbe assolutamente piegare a questa cultura, a queste sperimentazioni, delle rigidità che ancora verifichiamo. Noi per esempio, in relazione ai programmi che l'Unione Europea dichiara di fare e per i quali fa anche stanziamenti importanti per sostenere i finanziamenti, gli investimenti ad impatto, poi nella pratica quotidiana ci troviamo linguaggi, procedure, modalità che ci rimandano invece alla gestione di fondi di investimento tradizionali. Quindi quando si parla di partenariato non si parla di scrivere una convenzione in cui si dice quanto siete bravi, continuate così che ci piacete. No, si tratta di stabilire alcuni pezzi di intervento pubblico che possono effettivamente favorire l'esperienza. Io dico... uso molto il termine di esperienze, e per un motivo molto semplice, perché abbiamo capito che il paradigma vecchio non regge più, abbiamo capito che ci vuole un nuovo paradigma, ma non siamo così pazzi da voler descrivere adesso come sarà in tutti i dettagli il paradigma. Sappiamo che c'è alcuni criteri base, ma diciamo la definizione articolata del nuovo modo di concepire lo sviluppo e non la crescita, evidentemente si baserà anche sui risultati di una serie di sperimentazioni che bisogna fare coraggiosamente. E qui mi piace, diciamo, ricordare, e così concludo, un tema che è importantissimo per chi fa il mestiere mio, di Giovanna, ma anche di
di chi fa ha responsabilità di governo, eccetera. Cioè, quando si parla di innovazione, bisogna mettersi d'accordo, perché le innovazioni, quelle vere, possono anche fallire, se no non sono innovazioni. Uno parte, ci prova, è andata male, ha capito qualcosa, non lo fa più, ma intanto la consapevolezza dei processi e delle questioni avanza. Quindi quando si invita all'innovazione, si invita effettivamente a un approccio coraggioso alle questioni, non un approccio troppo prudente, altrimenti le innovazioni ce le dimentichiamo. Grazie mille a entrambi. Ragazzi, io credo che avete avuto una bellissima panoramica, una bellissima miscela in cui ci sono spezzoni di teoria economica, rigore morale, pragmatismo, esperienze. Davvero, veramente grazie. Io personalmente, sia quello che diceva Giovanna, sia quello che diceva Carlo Borgomeo, mi ha ricordato, perché sono vecchio, quanto Carlo forse, che l'intervento sul mezzogiorno, ti ricordi Carlo, quando si parlava intenzionalità, addizionalità, forse si parlava meno della valutazione e forse, l'abbiamo imparato poi, era un po' troppo top down, non si parlava proprio di impatto, eccetera. E mi è piaciuta moltissimo la freccia ideale da cui partiva Giovanna, tra che univa, diciamo, il profit al no profit in una direzione e nell'altra, che Carlo ha ripreso benissimo dicendo che insomma anche un po' di greenwashing del profit va bene, e un no profit che diventa un pochino più finanziarizzato va ancora meglio. Quindi diciamo questa linea che si muove da una parte all'altra. Ok, ci sono già una serie di domande, incomincio dalla prima, che è un'architetta, un'aspirante architetta, che si chiama Giorgia, che dice: potrebbe essere l'urbanistica, con i suoi progetti di trasformazione della città, quella leva per diffondere gli investimenti a impatto, dal momento che essa, l'urbanistica, ha proprio lo scopo di innescare nuove e virtuose dinamiche sociali e ambientali, e poiché spesso si attua con forme di partenariato misto. Le domande sono molte, quindi date risposte secche se possibile. Giovanna, credo sia soprattutto per te. Se devo dare una risposta secca, dico sì, dico proprio sì. Cioè, dentro i processi di pianificazione urbana, di programmazione, di rigenerazione delle città, ci sono molte delle cose di cui stiamo parlando. E ci sono i grandi fondi infrastrutturali, c'è l'intelligenza amministrativa e di programmazione pubblica, c'è l'identificazione dei bisogni sociali di un territorio, c'è il ruolo del partenariato tra terzo settore, cioè, sì, la risposta è sì. Posso dire solo una cosa, Fabrizio? Certo. Perché Carlo ha detto un sacco di cose che risuonano. Voglio dire una cosa sul tema delle metriche, perché io non mi ci sono soffermata prima e quindi sono molto lieta che lo abbia fatto Carlo. È un terreno, io ai ragazzi lo voglio dire così, perché voglio parlare ai ragazzi, cioè è uno dei terreni, questo, delle metriche, delle metodiche, della sfida, della capacità di stabilire, di valutare la generatività, uso la parola generatività, di un investimento. Io sono d'accordo con Carlo, con un caveat. Allora, e anche lì, di nuovo, d'accordissimo con lui quando dice ci sono due processi, cioè il processo del profit, dell'extra profit, o dove, ragazzi, ci sono ancora dei profit insopportabili, perché ci sono ancora dei profit, questo lo voglio dire, in cui, come dire, la logica shareholders prevale alla grande sulla logica stakeholders. Credo di dire una cosa che capite. Cioè, faccio l'esempio, che è stato un esempio emblematico, pochi mesi fa
dell'amministratore delegato, anzi la faccio proprio perché così spiego quanto washing ci sia nell'idea dei fondi ESG. L'amministratore delegato di Danone, preso a simbolo di un dirigente di una grande multinazionale che aveva internalizzato l'idea del rendimento non solo per gli azionisti, shareholders, ma anche per la comunità, il territorio, eccetera, stakeholders, viene defenestrato dai suoi azionisti, grandi fondi multilaterali, scusate, multinazionali, che si autodefiniscono ESG. Quindi, ora io poi non entro nel dettaglio del caso, perché, però quello che voglio dirvi è questo. Allora, nel secondo dopoguerra ci sono, e chi ha studiato un po' di economia aziendale probabilmente lo sa, cioè i mercati dei capitali oggi sono ancora oggi regolati da meccanismi di rendicontazione che sono quelli usciti, diciamo, da un dibattito che è durato circa 10 anni tra 40, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha di fatto introdotto i meccanismi di contabilità e di rendicontazione finanziaria che oggi reggono ancora oggi il mercato dei capitali. La sfida nel mondo profit, quello che Carlo diceva, il profit che tende al non profit, che non arriverà mai al non profit, ma magari a un profit giusto, la sfida, io credo, non è più quella di affiancare al bilancio, diciamo, alla rendicontazione finanziaria, il bilancio sociale, il bilancio ambientale, no. La sfida è di trovare il modo di integrare nella stessa struttura di bilancio il valore, diciamo, impact weighted accounts. Lo dico in inglese perché mi è più facile, ma il concetto è una struttura di rendicontazione finanziaria che pesi e che dia un numero, un valore. Perché è fondamentale dare un numero, soprattutto nel profit, perché questo rende comparabili le aziende e le organizzazioni. E ancora una cosa voglio dire a Carlo, è verissimo che ci sono, che ci sono valori che non possono essere tradotti in un numero. Lui lo sa e quindi è una retorica tra me e lui dire questa cosa, ma lo voglio dire a voi ragazzi, noi a Human utilizziamo in certi casi delle metodiche, per esempio una si chiama Theory of Change, la teoria del cambiamento, che è proprio una grande palestra, io dico prima di tutto filosofica, prima ancora filosofica, culturale, politica, prima ancora che economica. Perché è chiaro che, è chiaro che con il controfattuale non registri l'impatto su una comunità, ma ci sono meccanismi in cui ai valori qualitativi, alla dimensione generativa e qualitativa, può alla fine corrispondere non un numero nel senso di quanti posti letto hai creato, quanti pasti caldi hai offerto, ma un indice, diciamo così, di progressione di quella comunità, di quell'insieme statistico su cui stai andando ad agire. Cioè io credo che stiamo parlando di una cosa molto impegnativa, ma su cui bisogna cominciare a, provare a calare degli esempi, scusatemi, l'ho fatto un po' lunga, comunque sì, la risposta all'architetta è assolutamente il piano della programmazione, della progettazione urbanistica e della rigenerazione urbana è uno dei piani, infatti non a caso i grandi fondi di impact investment che sono cresciuti in Europa sono nati, i primi fondi sono stati proprio quelli di social housing, sono stati fondi che sono partiti sul terreno della rigenerazione di aree urbane della città. Dunque ho
Da parte di Roberta Daddario, informazione, editoria e giornalismo, e in parte anche di Giovanna di Lettere. Giovanna di Lettere chiede esempi in Italia di partenariato pubblico-privato che stanno avendo, che hanno avuto buoni risultati. Roberta Daddario chiede qualcosa di simile perché dice quali sono i settori dove si fanno più impact investment e quali fondi, se ne esistono, a impatto sociale e ambientale sono attivi con successo in Italia. Chi risponde? Tutti e due, prima Giovanna. Oh. Vai Giovanna. Ma di nuovo anche qui voglio citare le esperienze dei fondi, alcune esperienze di social housing, questo lo posso dire, grosse anche fondazioni di origine bancaria che hanno. Poi c'è l'esperienza, ma questa la lascio presentare a Carlo perché è un'esperienza su cui Fondazione Con il Sud sta lavorando, quindi veramente fondi di impact equity in Italia ce ne sono pochi, diciamo la verità. Ci sono delle esperienze, c'è un fondo che ormai tutti noi usiamo a esempio pionieristico, che è il fondo di Oltre Venture, che è partito ormai credo almeno 15 anni fa, che è un fondo che opera nell'area del socio sanitario. Però io direi che la cosa interessante in questo momento. Poi naturalmente c'è tutto il mondo, perché appunto, come diceva Carlo prima, i processi sono due, no? Il processo dei fondi della finanza mainstream che cominciano a guardarsi nella pancia e cominciano a vedere quanto sono ESG, se lo sono davvero, e magari cominciano a orientare una parte dei loro investimenti verso l'impatto. E poi c'è invece la grande realtà ricchissima nel nostro paese, del mondo della cooperazione sociale e anche del non profit, che ancora, come diceva prima Carlo, non solo sempre di più sa far di conto, ancora lo cito, ma comincia anche a capire che ha bisogno di capitale in pancia, che ha bisogno di processi di finanziarizzazione anche per scalare. Allora lì ci sono degli esempi molto interessanti, cioè ci sono esempi di ibrido nel mondo della cooperazione sociale che magari integrano cooperazione sociale ed impresa, perché anche questo va detto. Poi io osservo che, e questa è una novità, io vi assicuro che quando 10 anni fa ho cominciato a pensare queste cose, ho lanciato Human, eccetera, non avrei mai immaginato che 10 anni dopo bussavano alla porta di Human fondi mainstream, di finanza mainstream, che ci dicono, noi, che arrivano da noi, ci dicono noi siamo ESG, noi magari li guardiamo dentro e gli diciamo sì, no, potete diventarlo, e li aiutiamo a riorientare i loro investimenti in quella direzione. Sì, brevemente, sul primo tema pubblico-privato, l'ambito sul quale ci potrebbero essere maggiori interventi è proprio quello che citava Giovanna dell'housing sociale. Ci sono molti movimenti in atto, il più importante vede, almeno nelle dichiarazioni, nei programmi, protagonista la Cassa Depositi e Prestiti sull'housing sociale. Un'altra esperienza, altre esperienze di partenariato, non ne vedo molte. Ci sono stati, adesso si potrebbe citare l'esperienza del FEI, che è un fondo della BEI, che dovrebbe, tra le altre cose, favorire il partenariato pubblico-privato nel fondo di investimenti ad impatto, ed è quello al quale mi riferivo prima facendo alcune critiche. Ci sono molti conati, per esempio c'è una cosa stranissima, chissà se Giovanna l'ha mai beccata, che c'è l'AMPAL, l'agenzia AMPAL, che ha 50 milioni che dovrebbero essere destinati a un fondo a impatto. Sta lì da 2 anni e ancora non hanno capito da dove incominciare, non sanno qual è il target, 50 milioni, vabbè.
C'è stato un esempio interessante un po' di anni fa, che non aveva a che vedere con il sociale, però era un meccanismo intelligentissimo, promosso dal MISE, una cosa di 5-6 anni fa, che favoriva gli investimenti dei fondi tradizionali a determinate condizioni. Un meccanismo che era dedicato a investimenti a forte impatto tecnologico, un meccanismo che funzionava benissimo dal punto di vista del partenariato pubblico-privato, infatti non l'hanno più rinnovato. Ed è un peccato perché era un meccanismo intelligentissimo. Quelli che fanno, l'ha già detto Giovanna, c'è la Cefea Impact, che è un fondo che fa equity nelle imprese sociali. Finora ha fatto 14 interventi. Poi c'è Oltre Venture, che è il primo, il Battistrada, che però non è una SGR, è un'iniziativa molto interessante. E poi c'è l'iniziativa, se non ricordo male, Opes si chiama, che fa anch'essa investimenti in sociale. Stiamo parlando di poca roba. Complessivamente questi tre soggetti credo che finora hanno fatto 25 investimenti, 30 investimenti. Però è importante che lo facciano perché dimostrano che si può fare e che chi investe lì non perde. Anzi, ha rendimenti non, diciamo, da capogiro, ma rendimenti interessanti per un investitore istituzionale. Andrebbero poi citati per completezza i fondi mutualistici delle centrali cooperative, che però non fanno equity, sostengono attraverso il meccanismo del socio sovventore, cioè questi fondi entrano come se fossero un socio della cooperativa che ha l'unica funzione di metterci soldi e quindi una specie di intervento nel capitale delle cooperative e poi fanno dei finanziamenti a tassi agevolati. Questo è il panorama, diciamo, dei soggetti finanziari. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, ma questo è. Siccome ho la parola, volevo dire io pure a Giorgio che sono d'accordissimo e che si mette in tasca un foglietto che sostituisce la bellissima espressione di Renzo Piano che diceva rammendare le periferie, ci mette un altro foglietto in cui dice ricucire le periferie, perché come abbiamo detto non è solo una questione di infrastruttura, ma è una questione, diciamo, di coinvolgimento dei soggetti locali, così si salvano le periferie. Ho una piccola scarica di economisti, tre domande da economia. C'è Eugenio Baldi, di economia, che dice ESG è tripla etica, etica, engagement e equità. Ci sono sinergie? C'è Elena Riccardi, di economia, che chiede, a proposito dell'Unione Europea, quali investimenti a impatto sono i migliori per indirizzare i piani di ripresa post-Covid, e più specificamente riguardo all'Italia, Salvatore Familiari, sempre di economia, dice in quali settori sarebbe bene investire, il pubblico dovrebbe investire per generare un processo di coesione che risolva le disuguaglianze strutturali dell'Italia. Poi, nel frattempo, mi leggo una domanda di 5-6 pagine di Luca di Studi Umanistici e ve la sintetizzo dopo. Ti rispondo. Allora, alcune risposte veloci. Dunque, intanto, allora, non ne abbiamo parlato, ma in realtà un aspetto collaterale, anzi lo dicevi proprio tu, Fabrizio, prima evocando l'intervento nel Mezzogiorno. Adesso c'è tutto questo dibattito anche molto accademico, no? Delle evidence-based policies, no? Cioè delle politiche pubbliche basate sulle evidenze. In realtà fa parte di questa riflessione, non è, cioè il tema della valutazione che possiamo calare nel mondo profit, che possiamo calare nel mondo, diciamo, profit che tende al profit giusto, nel mondo non profit che tende alla cultura imprenditoriale, lo dobbiamo calare anche nella finanza pubblica. E qui non voglio scomodare, come dire, insomma, Einaudi, conoscere per deliberare, no? Allora, questo tema mi porterebbe lontano, però io voglio dire che il PNRR, in virtù proprio del modello che l'Europa impone ai paesi che usano risorse di debito e di erogazione, impone modelli di valutazione delle politiche, ok?
Quindi senza scomodare l'inglese, evidence based, ma di questo stiamo parlando e c'è un dibattito che ovviamente avrete visto, letto sui giornali, per esempio su tutto il tema della valutazione d'impatto del PNRR sul genere, sulle generazioni, sulla coesione territoriale. Quindi la sfida del paradigma dell'economia d'impatto è una sfida che riguarda anche la finanza pubblica, non solo la finanza privata, e riguarda anche i meccanismi di erogazione delle risorse pubbliche, di valutazione dell'impatto delle medesime, sempre tenendo a mente che gli strumenti di valutazione dell'impatto non sono delle, come posso dire, delle sanzioni o delle, ma sono degli strumenti di gestione, di management nel privato, di gestione delle risorse pubbliche nel pubblico. Dunque, poi quali erano le altre domande che mi sono persa? C'era la domanda sui settori. ESG e tripla etica. Beh, ESG e tripla etica, io ho già detto, cioè per me, e sono d'accordo anche su questo con Carlo, siamo un po' troppo d'accordo per essere un discussant e un relatore, però va bene così. Ha detto una cosa molto giusta Carlo prima, ha detto anche se ci sono quelli che si autodefiniscono ESG e non lo sono, e sono un po' furbacchioni, sono un po' washing, ma l'indicazione è una controprova del fatto che questa exit strategy del capitalismo è necessaria. È chiaro che il nemico pubblico numero uno, per chi fa sul serio, è il, fatemelo dire così, il populismo della sostenibilità, è la retorica della sostenibilità. Io comincio a essere un po' allergica, anche perché sono decenni, in un modo o nell'altro, che mi occupo di questi temi e quindi, come dire, riconosco molto velocemente laddove c'è retorica e non concretezza. Per me ESG è una frontiera che dimostra che abbiamo ragione, in cui c'è tanto washing e quindi francamente c'è bisogno di tanta valutazione e framework analitici di valutazione. Non direi che ESG è tripla etica, non potrei mai dire una cosa del genere, però il fatto che 40 trilioni di masse finanziarie investite si autodefiniscono ESG vuol dire che magari fossero veramente ESG. Però la logica ESG la conoscete, la logica ESG è non faccio danno, la logica ESG non è una logica che internalizza ai meccanismi della diciamo così, della produzione del valore e nella catena della produzione del valore l'intenzionalità a produrre valore. Quindi per me la frontiera vera è quella dell'impact investment, che è la frontiera avanzata. ESG spinge verso quella frontiera. Sul PNRR volevo dire tre cose veloci. La prima è che non è che c'è un'indicazione di quali settori possono, diciamo, determinare investimenti ad impatto. Ci si aspetterebbe che da qualche parte viene indicata questa strada, specialmente in alcuni settori. Secondo, il settore. Secondo me c'è un settore in cui c'è uno spazio enorme, che è il settore sociosanitario, nel quale c'è la scelta, evidentemente tardiva, ma c'è la scelta della territorializzazione, c'è una scelta appena annunciata nel PNR di maggiore incrocio tra politiche sociali e politiche sanitarie. Ora, l'incrocio tra politiche sanitarie e politiche sociali sicuramente, dalle esperienze che si vedono, determinerà livelli di efficacia ma anche di efficienza maggiore, e quindi lì può essere un'area nella quale si possono sviluppare investimenti anche in partenariato pubblico-privato. D'accordissimo sul fatto che bisogna chiedersi quale impatto avranno gli interventi del PNRR. Io incomincerei, tanto abbiamo un po' di tempo per discutere,
Incomincerei dal fatto che si potrebbe anche dire per alcuni settori i risultati attesi dalle politiche lì indicate. Questo è in alcuni ambiti è ben specificato, per esempio le ferrovie, anche perché i progetti erano già praticamente pronti. In altri ambiti si descrivono degli obiettivi, si mettono delle risorse, ma che ti aspetti da queste risorse? Questo è il primo passo per poi dopo fare anche una valutazione dell'impatto dei diversi interventi. Allora, mi sono letto il contributo alla domanda di Luca di Studi Umanistici, che in parole povere chiede: criminalità e mafia stanno sguazzando e approfittando della crisi economica post-Covid, anzi del Covid, e fa una considerazione su questo e poi chiede: ci sono al lavoro attive associazioni in Italia che in qualche misura possono contrastare questa azione criminosa? Vado prima io? Vai Carlo. Acci picchia se ci sono, però la parola a Carlo. Sì. Dunque, io direi che la pandemia, la crisi del Covid ha sviluppato una pericolosissima un pericolosissimo rafforzamento delle organizzazioni criminali, delle mafie, su una questione drammaticamente sottovalutata. La questione drammaticamente sottovalutata sono i lavoratori sommersi. Guardate, parlo di fatti tecnici verificati. Nelle grandi città del Mezzogiorno, ma non solo del Mezzogiorno, come sapete, la provincia di Napoli si stima un terzo del PIL da attività informali, un terzo. Ora questi signori con la pandemia in gran parte sono andati a casa, sono stati spazzati via, non hanno potuto chiedere ristori perché non esistono, perché sono sommersi, ed è partita una campagna pazzesca attraverso meccanismi usurai. Il meccanismo usurai in questo caso ha il doppio vantaggio: fa guadagnare un po' di soldi, ma soprattutto aumenta il radicamento delle organizzazioni criminali nei territori, perché abbiamo avuto contezza di percorsi in cui alla restituzione del debito la famiglia ha mostrato difficoltà e l'organizzazione ha detto: vabbè, mandami tuo figlio che gli faccio fare qualche servizio. Cioè è diventata una forma di reclutamento. Il problema grande adesso si aprirà con tutti questi soldi che girano. È un problema grande perché, d'altra parte, legittimamente si punta a semplificazioni. Quindi bisognerà stare molto attenti a queste questioni, aumentare diciamo i fari e le antenne. La risposta invece alla domanda chiave: ci sta qualcuno che se ne occupa, ci sta un sacco di gente che se ne occupa. Il problema è capire che c'è una risposta che è un po' sottovalutata. Cioè, da una parte evviva le forze dell'ordine, evviva la magistratura che danno dei colpi. Ieri è stato dato un colpo mortale, speriamo, alla più grande piattaforma di spaccio, che non è più Scampia. Approfitto per dire che non dite più Scampia, perché Scampia rispetto ad altri quartieri napoletani e palermitani è Las Vegas. Ci sono dei quartieri terribili, uno di questi era il Parco Verde di Caivano, dove c'era lo spaccio. Hanno arrestato 47 persone, tante 47 persone. Quindi c'è la benemerita operazione della cosa. La vera però risposta, come si suol dire, è quella di lavorare sulle comunità e sullo sviluppo che parte dai territori. Se che sembrano comizi, significa sostituire a meccanismi di consenso che nei territori la mafia ha, perché il problema della mafia è i delinquenti che si prendono, ma il problema è la zona grigia che gli fa consenso, che gli va dietro. E la zona grigia si combatte con percorsi di sviluppo. Noi siamo particolarmente affezionati a un tema che riteniamo un po' sottovalutato, che è la gestione e la valorizzazione dei beni confiscati. Noi ne facciamo un bel po', abbiamo fatto oltre 100, ne abbiamo valorizzati, ma c'è una legislazione e un sistema amministrativo che non tiene conto del fatto che questo potrebbe essere una grande leva di sviluppo e un grande schiaffo alla criminalità organizzata, perché negli stessi siti in cui loro facevano i loschi affari si può fare economia pulita e lavoro dignitoso. La risposta quindi è lunga e ci affidiamo alla parola di Falcone, che ci consola, che diceva che come tutti i fenomeni umani la mafia può essere superata, ma è superata se continua l'azione preventiva e repressiva della pubblica amministrazione,
ma se ci si mette un po' più d'occhio a favorire percorsi di sviluppo locale che bruciano il consenso sui territori. Questa è la grande scommessa. Giovanna. Ma no, io aggiungo molto poco perché insomma sono completamente d'accordo con Caro. Forse una cosa la posso aggiungere. Io credo che uno dei grandi terreni, e tra l'altro mi riguarda come presidente del Maxi questa cosa, uno dei grandi terreni di contrasto alla criminalità organizzata sia non solo follow the money, come appunto diceva Falcone, ma anche follow the paintings. cioè, tra i tanti beni di come si dice, laundry finanziario dei capitali delle organizzazioni malavitose, c'è anche il mercato dell'arte. Allora fatemi dire questa cosa, che è un piccolo pezzetto, però non piccolissimo. Quindi secondo me il contrasto oggi passa anche attraverso un'attenzione rigorosissima ai meccanismi di appunto di finanza occulta che si depositano in beni rifugio, ivi comprese le opere d'arte. Ci sono anche storie interessanti su questo, ma insomma era solo per aggiungere un punto di riflessione che ha a che fare con la finanza. Dunque, io intanto chiederei ai due relatori se sono disponibili al fatto che io gli mandi la chat, diciamo, stampata in PDF, e poi chiedo agli studenti, che non, perché non tutti hanno avuto risposta, di mandarmi le loro mail e io le giro agli autori, ai relatori, in modo che i relatori, se hanno voglia, tempo e quando ne hanno, possono rispondere personalmente. Sicuramente, sicuramente. È una cosa che abbiamo sperimentato altre volte, che naturalmente è carino perché mette direttamente in contatto studenti e relatori. Io farei un'ultima domanda, anche perché ormai sono le 7 meno 20, e poi magari vi chiedo sull'onda della risposta se volete fare anche delle considerazioni conclusive, che è l'unica domanda che ci porta, diciamo, fuori dell'Italia. Abbiamo detto qualcosa sull'Europa, però c'è una domanda specifica fatta da Angelica Terenzi di Scienze Politiche, che dice: in Nord Africa, per esempio in Libia, quali investimenti a impatto potrebbero ridurre le disuguaglianze e contemporaneamente migliorare i legami economici, l'integrazione economica e sociale con altri paesi? Penso in particolare l'Italia, forse era implicito. Io? Sì. Ma allora, diciamo che se guardiamo ai processi di sviluppo fuori, insomma, dal nostro paese, alcuni degli strumenti della, vediamo se riesco a trovare adesso qui gli appunti che avevo, alcuni degli strumenti della finanza d'impatto, però si integrano con campagne che, come sapete, sono attive da tanto tempo. Insomma, allora io penso che c'è il famoso obiettivo, qui vi ricapitolo, obiettivo 17 dei Global Development Goals, così torniamo proprio al tema di questa conversazione, cioè che i paesi sviluppati adempiano all'impegno di destinare lo 0,7 delle risorse per la cooperazione internazionale. Questo è un obiettivo a cui l'Italia è ancora molto al di sotto, e comunque mobilitare ulteriori risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo da più fonti, fonti multilaterali, bilaterali. Io credo che qui c'è un grande tema che la pandemia sta facendo esplodere, perché guardate tutto il tema della, come dire, dell'internazionalismo dei vaccini. Cioè, c'è il tema di una nuova stagione multilaterale di cooperazione e di crescita. Questo significa anche
usare gli strumenti dell'impact investment? Io dico sì. E per esempio, un tipico strumento di finanza d'impatto, peraltro che è stato disegnato proprio dalla rete GSG di cui vi ho parlato prima, è un outcome fund per l'educazione, per l'istruzione, che ha l'obiettivo di raccogliere $1 miliardo per la crescita dell'accesso a percorsi di istruzione e di contrasto alle povertà educative nell'Africa subsahariana. In realtà sto parlando di Africa subsahariana, la domanda riguardava la Libia, però voglio dire qui c'è un progetto importante che sta guidando l'ex premier inglese Gordon Brown, che è interessante perché introduce il modello del partenariato pubblico-privato e il modello della finanza ad impatto e degli outcome funds sul tema della povertà educativa e dei livelli di istruzione. Voi sapete che questa è una delle grandi, grandi, grandi questioni del continente africano. C'è il tema della disseminazione, della diffusione di tecnologie, c'è la grande sfida, no, del salto della rana, come si dice, il frog jumping, cioè di trasferire tecnologie avanzate, però insomma diciamo che questa domanda veramente richiederebbe un'altra ora intera, perché ci sono fattori geopolitici, c'è il contrasto al terrorismo, c'è un tema riduzione del debito, c'è il tema di una cooperazione multilaterale e bilaterale e c'è anche il tema di innestare sulle politiche di cooperazione i modelli della finanza d'impatto. Conservatevi poi ancora un po' di fiato, perché dopo c'è un'ultimissima domanda che secondo me conclusiva va bene. Vai Carlo. No, no, non ho niente da aggiungere a quello che ha detto Giovanna, così guadagniamo anche tempo. Allora, la domanda conclusiva, che va bene per tutte e due, c'è Anonymous che dice: salve professor Borgomeo, come si fa a cambiare paradigma in un mondo in cui il sistema capitalistico ha vinto e non accenna a retrocedere? E questa concludiamo. L'hai spento? Se sapessi esattamente come si fa, diciamo, avrei un destino personale molto più brillante. E penso che però ci dobbiamo accontentare del fatto, perché la domanda diciamo, è molto ficcante, andrebbe accompagnata alla domanda un minimo di analisi. Secondo lui, se lasciato così com'è, il meccanismo capitalistico ce la fa? Sopravvive? Questo è il punto. Secondo me no. E allora bisogna lavorare perché in tempo, se ci si fa, si cambi il paradigma. E io penso di essere stato abbastanza umile nel dichiarare che non so come sarà il nuovo paradigma. So che però, come diceva Kafka in un famoso romanzo, a chi diceva un personaggio, non mi ricordo il nome, però la frase è troppo bella, ci dove vai? In un posto diverso da qui. Basta. E guardate che questa appare una risposta banale, ma invece è una risposta fortissima, perché determina il coraggio, come ho detto prima, dell'innovazione. Se c'è l'analisi che il sistema così com'è non può reggere, può reggere un altro po', certo, aumenterà il numero dei miliardari, aumenterà per un po', eccetera, eccetera, poi a un certo punto scoppia, perché non può reggere. E allora, se questa analisi è condivisa, vale la pena di provare a sperimentare meccanismi diversi. Io rispondo così, concludo anche un po' più provocatoriamente. Allora, è vero, il capitalismo ha vinto, la globalizzazione ha vinto, stiamo parlando di un exit strategy dal capitalismo turbofinanziario che conosciamo. Però vi dico una cosa che forse non vi aspettate da me. Io sono contenta che abbia vinto il capitalismo. Cioè,
proprio perché ha vinto, o meglio, lo dico in un altro modo, proprio perché ha vinto il capitalismo lo possiamo riformare. E se guardo sul piano geopolitico, alla Cina, alla Russia, se guardo sul piano geopolitico dove tutto quello di cui stiamo parlando non entra proprio nell'agenda politica, anzi, posso dire, fare una cosa, un piccolo volo pindarico per Anonymous, allora c'è in corso una grande guerra invisibile tra dollaro, euro da una parte e lo yen dall'altra, se guardiamo i mercati finanziari, ok? Forse e peraltro la Cina sta acquistando interi paesi, stati, Montenegro qualche giorno fa. La Cina è capitalistica? Sì, nel peggiore dei modi, senza essere democratica. Allora io dico che il capitalismo occidentale, che ha generato danni tremendi, quindi non è che, però oggi potrebbe avere la capacità, potrebbe forse avere la capacità di autoriformarsi. Peraltro guardate che tutti i fondi ESG, quelli veri, quelli finti eccetera, vengono da questa parte del pianeta. Il vero rischio è che, per esempio, guardate al mondo energetico e al tema del climate change, dell'effetto serra, eccetera, il rischio vero è che invece ci siano flussi di capitali che arrivano da altre parti del mondo, che continuano a investire sul carbone o magari su infrastrutture che sfruttano gli esseri umani, che magari addirittura usano il lavoro, come posso dire, il lavoro quasi in schiavitù. Quindi io sono una riformista, sono convinta che tutto quello di cui stiamo parlando è non solo necessario, ma evidentemente necessario, però è questa parte del mondo che può fare questo cambiamento, cioè questo paradigma, il paradigma della sostenibilità, il paradigma del low profit, il paradigma dell'impatto sociale, è un paradigma europeo, forse, dico forse, amo moltissimo gli Stati Uniti d'America, però dico forse, con Biden e diciamo la nuova linea dell'amministrazione americana, non dimentichiamoci che Biden investe 6.000 miliardi di dollari per un piano di welfare che credo di non dover essere smentita, non si vedeva veramente dai tempi del New Deal. Basta? No. C'è un tema di redistribuzione della ricchezza? Sì. È possibile che ci siano shareholders, cioè azionisti? È possibile che ci sia una, come dire, mentre cresce la classe media mondiale, ci sono delle divaricazioni disugualitarie nel modello capitalistico odierno che devono essere corretti? Sì, cioè tante correzioni, tante trasformazioni che però sono possibili dove il capitalismo ha vinto, dove il capitalismo insieme alla democrazia, che dobbiamo difendere come bene preziosissimo, forse sono possibili. Ecco, questo è quello che voglio dire, senza nulla togliere alla sfida, come diceva Carlo, che non sappiamo il posto dove stiamo andando, però la direzione di marcia io la vedo abbastanza chiaramente. Io veramente vi ringrazio moltissimo e invito gli studenti a mandarmi le loro mail, soprattutto quelli con cui mi scuso, delle cui domande non sono riuscito a, diciamo, a trasmetterle ai relatori. Le domande sono state parecchie, sono molte.
Il prossimo incontro è tra 2 giorni, giovedì 13 ci rivediamo con Carlo Pietrobelli e Alberto Pozzolo per parlare dell'obiettivo 9, innovazione, infrastrutture e imprese, ma oggi davvero davvero grazie a Carlo Borgomeo, a Giovanna Melandri, che invitiamo già da adesso per l'anno prossimo, come dicevamo prima, si spera in presenza. Fabrizio, posso dire un'ultima cosa? Perché mi piacerebbe che comunque per chi è interessato a seguire i nostri lavori, le nostre attività, naturalmente ci possono seguire sui social di Human Foundation e anche di Social Impact Agenda per l'Italia, che sono le due organizzazioni che in Italia con cui lavoro in Italia, e quindi insomma saremo felicissimi di averli nella nostra community, chi è interessato a questi temi. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Ciao Giovanna, ciao Fabrizio. Ciao Carlo, arrivederci. Grazie. Ciao.